Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania. Nuovo tutorial dedicato agli elastici Rainbow Loom. Oggi vi spiegherò come realizzare un nuovo charm per i vostri portachiavi. Eccolo qui, il ghiacciolino. In particolare realizzeremo insieme proprio questo modello che ricorda un po' il fior di fragola. Ci serviranno quindi tre colorazioni di elastici. Utilizzerò questi rosa, questi marroni e questi elastici bianchi. Poi ci serve un anello per portachiavi, l'uncinetto e il telaio. Potete realizzare questo modello di ghiacciolino anche in altre colorazioni. Come potete notare, sono molto graziosi anche in queste altre tonalità. E niente, spero che vi piacciono e vi lascio al tutorial. Ciao! Allora, per prima cosa dobbiamo posizionare il telaio in questo modo, con la fila centrale di pioli, uno scalino più in basso rispetto alle due file laterali. Inoltre, i pioli devono essere rivolti in questo modo, con la parte tondeggiante verso di voi. Gli elastici vanno inseriti sempre a coppia. Inseriamo la prima coppia di elastici rosa e partiamo dal primo piolo centrale e spostiamoci sul primo piolo di sinistra. Un'altra coppia di elastici rosa e partendo dal primo piolo di sinistra andiamo sul secondo piolo di sinistra. Un'altra coppia di elastici rosa, uniamo il secondo e il terzo piolo in questo modo. Ripetiamo un'altra volta questa operazione, sempre con due elastici, e andiamo dal terzo al quarto piolo. Adesso è la volta di una coppia di elastici bianchi, che andranno dal quarto al quinto piolo. Un'altra coppia di elastici rosa tra il quinto e il sesto piolo sulla sinistra. Ora torniamo sulla fila centrale. Uniamo il primo e il secondo piolo, il secondo e il terzo con un'altra coppia di elastici. Andiamo dal terzo al quarto. Ora dobbiamo inserire nuovamente una coppia di elastici bianchi. Eccoli qui. E uniamo il quarto e il quinto piolo. Un'altra coppia di elastici rosa. E uniamo il quinto e il sesto piolo della fila centrale. Arrivati a questo punto, prendiamo una coppia di elastici marroni e andiamo dal sesto al settimo piolo e poi con un'altra coppia di elastici marroni andiamo dal settimo all'ottavo piolo della fila centrale. Ripartiamo dall'inizio con degli elastici rosa, sempre a coppia, e andiamo dal primo piolo della fila centrale verso il primo piolo sulla destra. Poi con un'altra coppia di elastici rosa andiamo dal primo piolo sulla destra al secondo piolo sulla destra. Un'altra coppia di elastici rosa tra il secondo e il terzo piolo, un'altra coppia tra il terzo e il quarto. Ora una coppia di elastici bianchi. E poi di nuovo l'ultima coppia di elastici rosa. Arrivati a questo punto dobbiamo prendere gli elastici rosa uno per volta e partendo dal secondo piolo sulla sinistra dobbiamo formare dei triangoli prendendo il secondo piolo sulla parte centrale e il secondo piolo a destra. Ecco qui il primo triangolo. Un secondo triangolo tra il terzo piolo di sinistra, centrale e di destra. Ora prendiamo un elastichetto bianco e uniamo il terzo piolo di sinistra, centrale e di destra. Di nuovo un elastico rosa, ultimo elastico sempre rosa, lo posizioniamo in questo modo e poi il lato che si trova, diciamo, in orizzontale lo portiamo indietro sul piolo centrale.
A questo punto prendiamo un elastico rosa e dobbiamo avvolgerlo per 3 volte sull'ultimo piolo occupato dagli elastici rosa qui sulla destra. Ecco qui. Ripetiamo la stessa operazione avvolgendo un elastico rosa sull'ultimo piolo di sinistra. Sull'ultimo piolo centrale invece avvolgiamo per 3 volte un elastico marrone. Ecco fatto. Arrivati a questo punto, giriamo il telaio e prendiamo l'uncinetto. Allora, arrivati a questo punto, iniziamo a lavorare con l'uncinetto partendo dalla fila di sinistra. Entriamo con l'uncinetto all'interno dell'ultimo piolo. Dobbiamo agganciare i due elastichetti che si trovano più in basso. Li agganciamo. Li portiamo verso l'alto e li facciamo agganciare al piolo che si trova più in alto, al piolo precedente. Ripetiamo di nuovo questa operazione entrando all'interno del piolo, agganciando gli ultimi due elastichetti, che in questo caso sono bianchi. Li portiamo verso l'alto e li facciamo agganciare al piolo precedente. Di nuovo entriamo con l'uncinetto all'interno del piolo, agganciamo gli ultimi due elastichetti, li portiamo verso l'alto e li facciamo agganciare al piolo precedente. Ancora una volta, agganciamo gli ultimi due elastichetti e andiamo sul piolo precedente. Di nuovo. Per l'ultima volta agganciamo gli elastichetti che si trovano sul fondo e questa volta li facciamo agganciare al piolo della fila centrale, al primo piolo. Torniamo verso il basso e ripetiamo questa operazione partendo dagli elastichetti marroni. Abbiamo completato la fila centrale, ritorniamo indietro e spostiamoci sulla fila di destra e ripetiamo sempre gli stessi passaggi. Agganciamo i due elastichetti che si trovano sul fondo e li facciamo agganciare al piolo precedente. Agganciamo l'ultimo elastichetto che si trova a destra e lo facciamo agganciare sul primo piolo della fila centrale. Ecco qui. Arrivati a questo punto, entriamo con l'uncinetto all'interno del primo piolo della fila centrale. Prendiamo tutti gli elastichetti e iniziamo a staccarli dal telaio tirando.
Ed ecco qui abbiamo quasi completato il nostro fior di fragola. Prendiamo l'ultima coppia di elastichetti rosa, agganciamola sull'uncinetto e facciamo passare l'uncinetto in questo modo all'interno di tutti gli elastichetti che avevamo agganciato in precedenza. A questo punto creiamo un cappietto. Tiriamo ed ecco qui, non ci resta che agganciare l'anello portachiavi. E niente ragazzi, il tutorial è terminato, spero di essere stata chiara e spero di ricevere tante foto di tutti i vostri fiori di fragola e ci sentiamo alla prossima. Ciao!